Ok, buonasera, benvenute a tutte e a tutti. Siamo qui con Alice Siracusano. Alice, ci leggi qualcosa? Partiamo così e poi Cioè entriamo. così, proprio a Sì, a freddo. freddo. Non puoi prendere un posto se è occupato da qualcun altro, soprattutto se quel qualcun altro sei tu. T è la terapeuta di coppia, quella composta da me e mio marito. E questa frase, apparentemente banale, mi ha fatto molto riflettere quando l'ho sentita pronunciare. Quella frase era rivolta a me. Il posto di cui parlava T era quello del potere. In quel periodo avrei voluto lasciare andare il comando della vita di coppia, dell'organizzazione della nostra socialità, dei ritmi di casa. Insomma, avrei voluto essere guidata da qualcun altro, da lui. Può sembrare assurdo iniziare un libro sul potere confessando che avrei voluto abbandonarlo, eppure ho imparato che l'esercizio del potere sta soprattutto nella capacità di cederlo e che per me è particolarmente difficile. Alice Siracusano, il libro di cui parliamo questa sera, insomma la chiacchierata che ci serve per parlare con Alice Siracusano e Alice Parma, che conoscete senz'altro già meglio, è Il senso del potere. È un libro particolarmente interessante che Alice, insomma lo vediamo anche con lei, ma fondamentalmente Alice nasce nel mondo delle agenzie pubblicitarie, poi diventa, come dire, partner di un progetto, di un'agenzia fotogiornalistica che si chiama Luz, cercatela in rete perché insomma è un'esperienza straordinaria, che oggi è un'agenzia di comunicazione, quindi, come dire, lavora, nel mondo delle imprese della comunicazione, della pubblicità, da donna. Perché metteremo a tema anche questo tipo di argomento, e credo che questo libro, Alice, sia un libro particolarmente interessante, perché è un libro in cui fondamentalmente, avete visto dall'introduzione, è un racconto parallelo fra una terapia di coppia e un discorso sul potere legato al mondo del lavoro, ma anche, diciamo, a come esercitiamo il potere nella società, a quello che, come dire, sopportiamo del potere e all'idea di potere che abbiamo. È un libro particolarmente importante, secondo me, in questi anni, perché lo scrive Alice. E dire che lo scrive Alice vuol dire questa cosa, secondo me. Lo scrive qualcuno che si è confrontato con le dinamiche di potere, ci ha fatto i conti, ci lavora quotidianamente, sia come donna che come moglie, quindi nella vita familiare, e domestica, e nella vita, e nella vita, diciamo, lavorativa, considerando che il centro, il focus del libro è, come dire, concepire un'idea correttamente, l'idea di potere. Cioè l'idea di base del libro, credo di non fare spoiler, è che la parola potere non è una parola brutta in sé, è qualcosa con cui ci dobbiamo confrontare. Il problema è come percepiamo il potere, che cos'è il potere, come viviamo il potere. Non penso di dire niente di particolare se dico che, allora, è un libro estremamente sociologico, quindi di questo sono molto orgoglioso da sociologo, perché si fonda su un approccio che è l'approccio sistemico-relazionale, insomma, per capirci, e quindi, diciamo, è un approccio che vede le problematiche legate a oggetti come il potere come dei problemi che sono sempre relazionali, mai del singolo. Cioè, i problemi che noi abbiamo dipendono dai contesti in cui li viviamo. La dico malissimo, questa è diciamo, la pragmatica della comunicazione, Václavic, Bivin, Jackson, diciamo, un'idea di terapia che è la terapia relazionale, che è completamente diversa dall'idea freudiana, per cui Analitica. analitica è sintomo, no? Sta nel singolo, è lui che si deve fare i conti. Qui il problema è che non esistono tossici, esistono tossici nella situazione di tossicità. Ed esistono, come dire, vittime del potere in contesti e situazioni relazionali in cui, come dire, tutti sono colpevoli. Non solo, quindi anche la vittima è colpevole da questo punto di vista. Un discorso molto problematico, mi rendo conto, con cui però fare i conti. Quindi l'idea che parta con una terapia, che è una terapia di coppia, e che poi si ragioni sul potere, già ci dice molto, diciamo, di come affrontare questo tipo di tema. Ma io non direi altro, chiederei intanto a Alice
Siracusano, questa cosa di avere due Alici creerà diverse confusioni, e comunque sentitevi libere quando dico Alice di rispondere. Partirei. Ma Alice non l'hai presentata perché la conoscono tutti. La conoscono tutti, okay. Cioè è abbastanza conosciuta. C'è qualcuno che non la conosce? Non credo, è impossibile, diciamo, in questo contesto e in altri contesti. E dicevo, il senso del potere. Partirei da questa cosa, da chiederti che cos'è per te il potere, perché è così importante che noi oggi ci facciamo i conti con questo, diciamo, concetto di potere. Ho capito che cos'è il potere per me scrivendo questo libro, tra le altre cose, e prima ancora facendo terapia. Io sono entrata nella stanza della terapeuta convinta di tante cose, una delle quali era che sapevo cos'era per me il potere e lo sapevo pure esercitare bene. E poi lì dentro è cambiato tutto. E alla fine di questo percorso, che chiaramente non vi racconto perché è nel libro, ciò che sono arrivata a pensare che per me il potere è la libertà di essere me stessa. Il problema è che non è facile essere noi stessi, conoscerci innanzitutto. E quindi è questo il motivo per cui credo che ognuno di noi dovrebbe indagare, come hai detto giustamente tu, Giovanni, la concezione del potere. Questo libro parla molto di concezione della parola e dello spazio anche del potere, proprio come fosse una nascita anche. Infatti c'è proprio un capitolo, il primo, dove approfondisco anche come il nostro senso del potere cambia a seconda del nostro genere. Perché? Per quello che diceva Giovanni, perché non possiamo dimenticarci che siamo dentro, immersi in un tessuto sociale, in un contesto che ci schematizza in funzione di tante cose, tra cui la prima, il genere con cui nasciamo. E quindi dicevo, credo sia una riflessione che tutti siamo tenuti a fare, anche perché forse scopriremmo cose, come è successo a me, che non crediamo. Scopriremo anche che forse siamo più a nostro agio con il potere di quanto pensavamo di essere. Sì, mi sembra molto, molto lucida, diciamo, questo punto di partenza, e proverei, diciamo, a dirlo con le sue parole del libro, su un argomento che mi piacerebbe toccare con le due Alice. E scrive a un certo punto Alice Siracusano: lo stereotipo del potere che nasce dal mondo maschile indossato dalle donne spesso non funziona, è deleterio. Cioè c'è un fondamentalmente, riprendendo anche un autore che è un filosofo, diciamo un pensatore molto importante del nostro secolo, che si chiama Michel Foucault, l'idea è che il potere è un dispositivo che in qualche maniera di soggettivazione e di assoggettamento. Certo. Cioè il potere è qualcosa che può rendere te stesso più un soggetto che si specifica, in qualche maniera trova una sua identità, ma è anche un modo di essere assoggettati. Di solito sono le persone che assumono su di sé il potere, no? E questa tematica del fatto che ci sia un potere, diciamo, una concezione maschile del potere, diciamo, negli ambienti di lavoro, nella famiglia, eccetera, è qualcosa che fa problema. Perché Alice Siracusano, e poi chiedo una cosa a Alice. Vado io? Parma. Allora, innanzitutto, come ci hai ben ricordato tu, dobbiamo renderci conto che tutti abbiamo a che fare col potere tutti i giorni. Questo è importantissimo, perché spesso uno dei bias che abbiamo è che il potere è una cosa per chi sta ai vertici, per chi fa politica, a parte che tutti possiamo fare politica, si spera anche. Dovremmo. Ma è proprio lì che sta il concetto, che anche nella relazione a due, questo libro parte dalla coppia, che è il primo nucleo della società, e poi si espande, arriva all'azienda, come ha detto Giovanni, io sono anche a capo di una realtà con altre 12 persone, quindi influenzo, il mio potere è anche con loro,
e si spera non su di loro. E poi c'è la società, che è il cerchio più ampio, ma quello che succede nella nostra famiglia, quindi nel primo nucleo che ho descritto, che si forma anche solo da due persone, poi ha una onda lunga su tutto il resto. Quindi noi, tutti noi qui dentro, abbiamo a che fare col potere, innanzitutto. Qual era la domanda? No, che diciamo che il potere maschile in qualche modo assoggetta molto, cioè è uno schema che spesso viene acquisito anche dalle donne quando entrano nelle organizzazioni oppure nella famiglia stessa, sia che esercitano il potere oppure che subiscono il potere. Beh, molto facile il motivo per cui questo avviene, poi Alice credo darà anche la sua esperienza. Il potere, un altro bias che ha, che però è molto vero, è che è un concetto maschile, ma d'altronde nasce nel mondo maschile. Tradizionalmente chi in società esercita più potere è l'uomo, quindi non è un caso se abbiamo un track record, abbiamo uno storico più maschile di esercizio del potere, a cui noi che più di recente abbiamo avuto accesso ad alcune posizioni, perché è vero che il potere lo abitiamo tutte, però è chiaro che quante più responsabilità hai e quanto più questo potere lo puoi esercitare. Perciò dicevo, è da poco che noi donne abbiamo iniziato ad abitare i luoghi del potere. Quindi non ci siamo, anche perché è stato così difficile arrivarci, non è che poi una volta lì ci siamo fermate a riflettere, ora come lo indosso io questo potere. Il più delle volte, come è successo a me, abbiamo iniziato a esercitarlo senza interrogarci. E che cosa viene automatico a quel punto fare? Replicare dei modelli che tu hai visto e che sembrano, soprattutto oggi, funzionare. Soprattutto oggi no, non funzionano, questo intendo. Quindi questo accade, che è una cosa molto semplice da spiegare. Poi le implicazioni dentro di noi, quello sarebbe interessante chiedere ad Alice, visto che è proprio un esempio di donna di potere. Ma io racconto una cosa che molti di voi mi hanno sentito raccontare diverse volte, però secondo me è emblematica di come viene, diciamo, proprio dal punto di vista del genere, no? Visto il potere. Io divento sindaca nel 2014, entro in comune da sindaca, quindi non avevo fatto nessun tipo di esperienza di amministrativa, eccetera. Mi siedo nella scrivania dell'ufficio del sindaco, entra bussa una persona, apre la porta, io ero, cioè, nella scrivania del sindaco, che non è che ero nell'anticamera, nell'ufficio storico del comune. Al posto del potere. Mi guarda e mi dice: scusi, il sindaco? E su questo, a parte che potremmo scrivere un libro su questa frase, ma obiettivamente secondo me si gioca tutta la partita del potere e del tema del genere nel potere. E, per cui io sinceramente quando penso, cioè penso anche che la reazione nel tempo, no? A questo episodio sia molto facile camuffarlo facendo finta di avere il potere degli uomini, perché è la reazione immediata, no? Che ti viene. Cioè, come dire, tu non sei in quel momento lì quello che io vorrei che tu fossi. No? Io e quindi inizi ad avere quel processo di autodeterminazione, di autostima che non pone le basi su di te, ma pone le basi su quello che gli altri avrebbero voluto vedere. Questo è un concetto molto estremo, però molto vero, che non è così facile da controllare rispetto a questo. Per cui in questo momento, secondo me, riflettere su che cos'è il potere
Significa anche trovare quali sono realmente le basi su cui poggia il potere, perché c'è un potere ideologico che è un potere, diciamo, se vogliamo, anche molto apparente, no? Cioè un potere che sì, gestisce le masse inteso come le mode, ma in realtà non è un potere di leadership, è un potere autoritario, non è un potere autorevole, che è un concetto, no? Molto diverso. E nel potere, diciamo, reale, no? Autoritario, si gioca, secondo me, l'essenza del potere, sì, nel senso che a un certo punto uno decide se davanti vuole avere delle persone che esercitano un'autorità o vuole avere delle persone che esercitano un'autorevolezza, che sono due concetti estremamente diversi, ma che per quanto mi riguarda stanno alla base delle democrazie. E su questa cosa noi che abbiamo il potere rischiamo di pensare che questa sfida sia già persa. Sì. Posso? Hai detto tre cose fondamentali, hai detto tante importanti, però su tre in particolare mi voglio soffermare. La prima, questa tentazione che abbiamo tutti, donne e uomini, di accondiscendere l'aspettativa dell'altro. Ma perché vogliamo essere amati, cioè tutto qui. Vogliamo essere riconosciuti. Sì, questo concetto di amore ce l'abbiamo noi, perché io non credo che gli uomini abbiano questo concetto. Sì, probabilmente lo verbalizziamo. Però questo è una... siamo soprattutto noi che siamo nella posizione spesso di dover rispondere a delle aspettative, no? E quindi è questo che probabilmente ci pone anche in una dimensione più affettiva. In ogni caso è molto più facile essere quello che gli altri vogliono che noi siamo rispetto che essere noi stessi, ed è per quello che dico, io ho capito che avere potere vuol dire essere me stessa, però è difficile. Poi la seconda cosa è il tema del è il momento giusto. Sì, è il momento giusto di rimettere tutto in discussione. Perché? Perché c'è Alice qua di fianco a me e c'è anche Giovanni qui di fianco a me, che è uno dei pochi uomini che conosco che posso dire di essere un alleato di questa causa. C'è qualcuno che non è d'accordo dalla platea? Sì, ma è un facciamo finta di niente. È sempre così. No, nel senso, oltre a questi due simboli, ci sono delle cose che stanno succedendo, che io racconto anche nel libro, nel mondo del lavoro, per esempio, che è lo specchio della nostra società, dovrebbe essere anche un luogo importante di generazione, no? Di tante cose, di diritti, di valori. Sta succedendo nel lavoro che con l'arrivo soprattutto della nuovissima generazione, quella delle tue figlie, quella che viene tecnicamente chiamata generazione Z, perché ogni generazione il marketing fa questa cosa brutta che le categorizza, quindi ci sono i boomer, che sono quelli che sono nati negli anni 50-60, poi ci sono la generazione X, Y e ora Z, quindi diciamo chi è nato negli anni 90 all'incirca. Sono persone che hanno anche un modo di intendere il potere completamente diverso da noi, anche solo da noi che siamo nati 10 anni prima di loro, e sono un'occasione loro, perché anche se stanno vivendo tantissime difficoltà, il Covid è stata solo l'ultima, avendo però delle leve motivazionali completamente diverse, tendenzialmente, sto facendo delle generalizzazioni, per esempio non sono i soldi tanto quello che motiva queste persone al lavoro, ma sono altre cose, tipo spazi di espressione. Allora capite come anche il potere, quindi i loro capi banalmente, devono rivedere il modo in cui cercano di assumerli e poi di trattenerli e soprattutto di renderle delle persone motivate anche produttive.
Come capite, mi trovo in una posizione scomoda, ma è così perché parlare di alcuni temi oggi, diciamo nel momento culturale che stiamo vivendo, c'è sempre il rischio di appropriarsi di temi che non sono i tuoi, semplicemente perché io sono un maschio e non posso parlare per una donna, quindi io posso parlare, diciamo, questo per me per la posizione dei maschi, cioè, è un grandissimo problema, cioè l'idea che nella giornata delle donne possano parlare solo le donne, che nella c'è un tema di categorizzazione incredibile anche in questo ci sono momenti di tensione molto forti. Abbiamo una Presidente del Consiglio che si autodefinisce un Presidente del Consiglio comunque, e quindi è strano parlare, e non è una questione politica, siccome in tutto il libro, diciamo, il fatto che il linguaggio produca quello che noi siamo è abbastanza evidente, anche questo è un territorio di generazione di conflitti. Il conflitto è una cosa sana del potere, tra l'altro, cioè questa idea che il conflitto sia una roba brutta, non so, forse è venuta fuori dopo gli anni di piombo, ma il conflitto è una cosa sana che andrebbe riportato a tutti i livelli, da dentro le famiglie, nell'università, nel mondo del lavoro, poi lo tratteremo con loro, no? Cioè il dialogo, il conflitto, non sedare, negoziare tutto, eccetera, perché questo è un altro discorso, e lo faremo. Dicevo, è una situazione un po' strana perché siamo nel momento in cui c'è il maggiore bisogno di lavorare su diversità e inclusione. Ci sono nel marketing, nelle aziende, diciamo, reparti o nuovi manager che si occupano di inclusione e diversità, ad esempio, anche nelle università o in altri tipi di settori, e c'è un mondo sociale che invece sembra che tante volte vada da un'altra parte. Quindi, insomma, siamo in un momento dove si produrrà, credo, una miscela abbastanza esplosiva. Detto questo, la cosa che mi interessa è che, riparto dall'amore, cioè dal fatto che tutti vogliamo essere amati, e se sia una cosa più maschile o femminile, eccetera. Ci troviamo di fronte, specialmente dopo il Covid, a livello sociale, lo racconta benissimo Alice nel suo libro, anche a delle manifestazioni molto forti, anche da parte di uomini, della loro incapacità di vivere il potere o del rifiuto del potere. Molto spesso riguarda uomini e donne, e c'è il tema delle grandi dimissioni, cioè persone che hanno detto basta. Dopo l'esperienza del Covid hanno detto io non continuo con il lavoro che sto facendo, perché voglio costruire un altro tipo di vita. C'è il tema del great reshuffle e del quiet quitting. Li vediamo insieme ad Alice, perché sono dei temi che rappresentano proprio uno spostamento culturale del modo di pensarsi in relazione al potere, che vale per le donne e vale tanto anche per gli uomini. Perché, Alice, cosa sono questi fenomeni? Cosa rappresentano per te? Perché sono indicatori di quello che tu vuoi spiegare nel libro? Questi fenomeni che, se dobbiamo dargli un momento di inizio, è stata la pandemia. Cioè, dopo la pandemia, a parte che durante la pandemia non eravamo al lavoro, quindi era difficile osservare dei cambiamenti nel mondo del lavoro, però diciamo, durante la pandemia, quando si è iniziato a fare quello che viene chiamato impropriamente spesso smart working, ma è più la maggior parte delle volte remote working, quindi è lavoro da casa forzato. Lo smart working è un'altra cosa, ci sono più di libri, tra l'altro, che lo spiegano, se avete voglia di approfondire. Comunque, se dobbiamo semplificare, lo smart working è lavorare per obiettivi, a prescindere da dove tu sia. Dal smart working in poi, all'arrivo appunto di queste nuove generazioni al lavoro, che magari sono entrate proprio nel momento del Covid, cominciano a manifestarsi alcuni cambiamenti epocali che, come sempre di solito accade, si manifestano prima negli Stati Uniti e poi piano piano arrivano anche a noi. La prima cosa è stata denominata appunto Great Resignation, poi credo che Francesca Coin abbia scritto un libro in italiano, Grandi Dimissioni, che parla proprio di questo, tra le altre cose. E in sostanza è il fenomeno secondo cui molte persone, più degli anni scorsi, intendiamoci, perché poi questi dati vengono sempre letti in relazione agli anni prima, si sono dimessi senza avere un'alternativa. Quindi, e stiamo parlando di dimissioni volontarie, quindi non ad opera del datore di lavoro.
Questo dato ovviamente ci ha fatto interrogare sul perché. Allora alcuni editori, alcuni giornali autorevoli come il New York Times hanno fatto delle indagini per capire poi questa gente dove andava, cosa faceva, e molti di loro iniziavano un'attività in proprio. Quindi il famoso piano B, quello che magari non hai mai avuto il coraggio di fare, e chissà come mai, c'è un motivo. A quel punto le condizioni del contesto ti portano ad avere quel coraggio anche di dire cambio. E unitamente a questo cominciano a esserci sempre più casi di burnout. Il burnout è quando a un certo punto la tua testa va in palla. Ci sono anche conseguenze molto severe dal punto di vista della salute mentale, non solo. Quindi sempre più casi di burnout e sempre più di donne. E allora anche qui si è andato a indagare, nel libro lo racconto, su che cosa succedeva la maggior parte delle volte a queste donne, cos'è che gli scatenava questo burnout, e molte volte la motivazione era che svolgevano delle mansioni che di fatto le sottorappresentavano, cioè si sentivano sottorappresentate, ma non solo da un punto di vista di potere, proprio di attività svolte. Facevano e le veniva chiesto di fare molto meno rispetto a quello che avrebbero potuto e voluto fare. E quindi, insomma, io nel libro metto in fila una serie di questi segnali, che sono dei segnali di cambiamento. Poi da soli però non bastano, perché se fossero bastati, io ad esempio ero una di quelle sognatrici che, vedendo quello che stava succedendo durante il Covid, soprattutto le grandi dimissioni, ho pensato: adesso cambierà tutto, adesso il mondo del lavoro dovrà adeguarsi al fatto che alle persone, per farle stare sul posto di lavoro, gli devi dare un motivo che non sia solo economico. Invece non è purtroppo bastato solo quello, e motivo per cui io per esempio sono dovuta finire in terapia per capire altre cose. Però certo, sono tutti dei segnali che vale la pena indagare, credo, no? Perché da lì poi partono tutta una serie di perché. Assolutamente. Ci leggi un'altra cosa? Certo, guarda, mi riaggancio al discorso che facevi tu, anche legato a chi ci governa oggi. In effetti, l'idea di un potere basato sul binomio dominati e sottomessi è stato introiettato e fatto proprio per diverso tempo da tante persone. Come per gli uomini, anche per le donne è un'idea rassicurante. Ne è prova l'ascesa politica di figure femminili che mettono al centro del loro programma una sorta di sessismo benevolo, che esalta le donne soprattutto nel loro ruolo di moglie e madre. L'associazione tra cura dei figli e dell'intera nazione ha un potente ruolo calmante, non solo verso le idee e le azioni più violente di queste persone, ma perché nutre un'identità femminile costruita da fuori, quella da sempre alimentata, all'inverso, dalle caratteristiche e dalle aspettative del potere maschile. Per questo dico che per molto tempo mi è risultato più comodo stare nell'identità di donna di potere che era stata costruita per me. Ma ero come un criceto sulla ruota, giravo in tondo, incapace di liberarmi di etichette comportamentali, spesso anche in contraddizione tra loro. Autoritaria, ma anche flessibile. Ferma e assertiva, ma anche accogliente. Alla fine mi è venuta la nausea. Mi sembra abbastanza esemplificativo, non so cosa ne pensi, Alice. Ma sono assolutamente d'accordo, ovviamente. Ma io penso anche questo, che cioè, allora io sono cresciuta in una famiglia in cui mia mamma mi ha fatto una testa così sul fatto che il telecomando era un potere che io avevo nelle mani, no? Quindi te sei bambino, già tutto il telecomando, e dici, guarda che il telecomando è il tuo potere. No? Quindi puoi scegliere. E questa cosa che io mi porto, no? Dentro sempre, a un certo punto arrivi che hai cioè,
tu sei, no, dalla parte in cui il telecomando c'è letto. Sei tu. E sei tu che può avere questo tipo di influenza sugli altri. Allora, io penso che ci siano due questioni che stanno alla base del potere, che sono il consenso, che è un tema enorme. Cioè, il consenso determina il potere. E se tu sei, diciamo, ossessionato dal consenso, il potere ha un ruolo diverso, cioè ha un, tu eserciti un ruolo non per obiettivo, ma per obiettivo di consenso, che sono cose estremamente diverse. L'altra questione, secondo me molto seria, è l'idea che si ha nell'esercizio del potere in cui sempre di più, cioè noi viviamo in un momento in cui adesso in quel, per fare qualsiasi cosa facciamo dei momenti di partecipazione. Cioè siamo nell'epoca della partecipazione, no? Che è un po' un elemento, diciamo, se vogliamo, anche legato un po' al tema dei social, no? Che hanno comunque costruito delle community virtuali che poi sono, determinano consenso e determinano voti. Anche opinioni, cioè generano opinioni, quindi non puoi star fuori da quel tipo di elaborazione del potere lì, ma anche sul fatto che però alla base di tutto questo sta che tu per poter prendere delle decisioni, no? Quindi per esercitare il tuo potere, hai bisogno di persone informate, cioè tu hai bisogno di rivolgerti a delle persone che hanno un livello di conoscenza. Ecco, io questa cosa che è nata negli ultimi, secondo me, anni così forte, non me la ricordo 15-20 anni fa. Cioè io non mi ricordo che per prendere qualsiasi decisione pensavi o avevi l'idea che chi avevi di fronte non era in grado di avere un'autonoma posizione o d'opinione, ok? Cioè non avevi bisogno di costruire quotidianamente questo livello di partecipazione. Ecco, su questo secondo me ci giochiamo anche una sfida importante per il futuro. Cioè, perché se l'idea di oggi è che l'esercizio del potere possa funzionare di fronte ad un'ignoranza diffusa, perché è più facile, è molto serio come problema dal mio punto di vista. E quindi l'esercizio del potere, per forza di cose, oggi si porta dietro anche a... cioè una diffusione di conoscenza, cioè l'esercizio del potere oggi non può essere assolutamente staccato dalla diffusione di una conoscenza, cosa che, ripeto, cioè sta alla base comunque delle democrazie. Io dico sempre democrazia perché il potere non è, cioè il potere non è solo delle democrazie, cioè il potere è universale. È delle tirannie. Ok. Per cui se tu non individui qual è l'obiettivo del potere, cioè rischi di avere di fronte un potere utilizzato in una maniera che non genera l'esercizio del potere, ma genera l'autorità del potere, che è un'altra cosa. E quindi da questo punto di vista, secondo me, c'è un tema importante sulla diffusione della conoscenza nella logica del potere. E il potere utilizzato per diffondere una conoscenza è, secondo me, un potere giusto. Per quello che l'idea anche che c'è... Figurati, lo faccio per lavoro. È che il potere di per sé non è negativo, no? Cioè, non è un concetto negativo e tutti hanno potere. Abbiamo potere quando compriamo un libro, abbiamo potere quando esercitiamo le nostre opinioni, abbiamo potere sempre. E è verso, cioè, quale anche concetto di potere noi vediamo negli altri. Cioè io penso che quando noi parliamo e le persone ci ascoltano, io penso che chi ci ascolta ha potere nello stesso momento in cui mi ascolta. E questa visione, secondo me, oggi è una visione molto complessa, ma una visione che ha di fronte
quello che tu descrivevi prima, è una visione del potere che non è un potere né femminile, ma né un potere di autorevolezza, è un potere di paura. Staremo meglio se riusciremo tutti a fare delle cose, no? Cioè, quindi andiamo verso una condizione che è di tutti insieme, perché dobbiamo essere tutti uguali. E quindi il tema della diversità a un certo punto diventa un problema, che dopo, se lo vogliamo vedere così, è la diversità tutta, no? Da questo punto di vista. Quindi in questo ovviamente c'è l'emozione, no? Che diceva prima Giovanni, nell'essere uomo o nell'essere donna, cioè ci sono due condizioni che esercitano un potere completamente diverso. Però finisco dicendo che anche nell'esercizio del potere, secondo me, soprattutto in alcuni mondi, siamo legati anche proprio all'iconografia classica. Cioè, proprio noi abbiamo delle iconografie che ci identificano. Anche qui, cioè, per esperienza personale, è impossibile per me non parlarne, però cioè, io ho fatto estremamente fatica anche solo per il mio modo di vestirmi, ma io avevo 25 anni quando ho iniziato a essere sindaca, cioè per me il tailleur era una roba che non avevo nell'armadio, non capivo perché dovevo comprarlo, cioè non era per me collegato al fatto che se mettevo il tailleur ero intelligente, cioè erano proprio, cioè, concettualmente delle cose che non stavano nella stessa fase, ok? E quindi la sfida prima è stata proprio quella di dire, cioè, prima viene cosa dico, cosa penso e come lo porto a casa, poi magari mi metto a posto anche sul tema del vestirmi, no? Cioè, in realtà non ci sono mai messa a posto, però... Meglio. Perché, cioè, però, veramente, siamo affidati anche a un tema iconografico, cioè quindi il potere è maschile, ma se è femminile però è vestito come, cioè, come un uomo. Vabbè, non questa cosa... Vai a vedere la copertina. Non a caso la copertina è... da due messaggi diversi che però sono collegati tra loro. Posso su quello che diceva Alice? Allora, innanzitutto il tema dell'abbigliamento. C'è proprio di pochi giorni fa è uscita una ricerca che è stata fatta da una fondazione molto seria che opera in tutta Italia, ma a Milano, si chiama Fondazione Libellula. È una fondazione che si occupa di ricerca sulla violenza di genere e fa formazione, divulgazione sulla violenza di genere, aiuta molte persone. I dati di questa ricerca, che è una ricerca che è stata fatta nel mondo del lavoro, campione 11.000 donne, sono dati allarmanti, e ve ne cito uno che è quello collegato al discorso che facevi sull'abbigliamento, più del 60%, se non sbaglio 64% delle donne cambia il proprio abbigliamento per essere più autorevole, per essere presa più sul serio, cioè più della metà. È incredibile questa cosa e l'ho fatto anch'io, lo ammetto, faccio coming out, l'ho fatto anch'io. Una delle prime... Ma questa è una cosa reale, nel senso che se tu sei vestito in un certo modo, hai di fronte una persona che ti sorride. Appena cambi abito, ok, quindi sei più serio, cambia l'espressione del volto e diventano seri. Assurda questa cosa. E questo è uno di quegli schemi che dobbiamo a tutti i costi evadere. A proposito di stereotipi, tu mi hai fatto un assist incredibile, perché io ho scelto fin da quando mi sono resa conto di cosa volevo fare nella vita lavorativa, di usare un potere in un certo modo. Questo potere è quello della comunicazione. Io lavoro in comunicazione, come diceva Giovanni, ho rilevato un'agenzia che stava fallendo e che prima operava prevalentemente nell'editoria, era un'agenzia fotogiornalistica
che già si chiamava Lutz, ma che nasceva dalle ceneri di Grazia Neri, che è stata una grandissima agenzia fotogiornalistica italiana, famosa in tutto il mondo. E oggi noi ci occupiamo di una comunicazione che non è più per i giornali, virgola, purtroppo, e non perché l'ho voluto io, ma perché i giornali a un certo punto non hanno più voluto pagare il tipo di informazioni che noi davamo loro, perché è una informazione che va pagata, eppure bene, perché la gente che fa quel mestiere, i fotogiornalisti, rischiano la vita spesso e poi per tanti altri motivi. Comunque, oggi noi facciamo una comunicazione di altro tipo, una comunicazione aziendale, fatta per le aziende, quindi, però sempre con una vocazione di lasciare un messaggio, di dare un pezzo di informazione in più che poi possa permettere a chi ci vede, a chi ci segue, di farsi una opinione propria, e quindi aiuta anche il tuo lavoro. Io poi, riguardo il tuo lavoro, ti stimo tantissimo, non farei mai il tuo lavoro, proprio perché capisco quanto è complesso e quindi io non sarei in grado di gestirlo, ma per quello ti ammiro tantissimo, perché gli elementi in gioco sono talmente tanti, il sistema, nel libro parlo anche di cibernetica a un certo punto, che è una scienza che studia proprio i sistemi aperti, la società è un sistema aperto, la società che tu dirigi col tuo lavoro, per quanto sia Sant'Arcangelo di Romagna, ma comunque un sistema molto aperto, molto più di quello che dirigo io, che è un'azienda di 13 persone. Ecco perché l'azienda, e oserei dire qualunque essa sia, quindi a prescindere se fai come noi l'agenzia di comunicazione o parco giochi o altro, è un laboratorio importantissimo di sperimentazione di quella roba che dici tu, rarissima, che è la democrazia. Perché essendo un luogo relativamente, perché anche quello sembra ma non lo è, chiuso, relativamente chiuso, si possono sperimentare delle attività che portano le persone a capire come si decide in modo collettivo, ad esempio. Noi abbiamo dei momenti periodici che inizialmente facevamo con la presenza di un consulente esterno che ha una formazione di ambito negoziale, mediatore, ma anche un po' di psicologia dentro, ovviamente, e questa persona ci ha allenato a prendere decisioni condivise, che vuol dire sentire che il potere è collettivo. In quelle riunioni ognuno vale quanto l'altro. Quello che conta sono le meccaniche, il processo secondo cui si svolge quella riunione. Ci sono delle regole precise. Sono delle attività che, sperimentate in un ambiente fatto di poche persone, e controllato, sì, certo. Poi però, te lo posso dire perché l'ho visto sulla mia pelle, dopo 2-3 anni di questa attività, ovviamente facciamo sia momenti collettivi sia momenti individuali, soprattutto di coaching, di seguire le persone che lavorano con noi dal punto di vista di hanno la possibilità di esprimersi quanto vorrebbero, perché questa è una situazione che va sempre monitorata, perché l'equilibrio è sempre precario. E in parallelo, quindi, con queste osservazioni individuali e collettive, dopo 2-3 anni siamo riusciti a operare delle decisioni collettive, a esercitare la democrazia. Chiaro che su scala più ampia diventa indubbiamente difficile. Io però credo che se iniziamo da gruppi, di fatto poi anche qui hai questa occasione, più piccoli, e poi proviamo a esportare questi modelli scrivendo libri, facendo conferenze come quella di oggi, questa è una via. Assolutamente. Questo libro, adesso abbiamo trattato una tematica eminentemente
diciamo, di contesto culturale, sociale che c'è nel libro è che è molto forte, serve a guidare insieme al racconto, diciamo, della terapia di coppie, quattro capitoli. Poi chi mi segue le letture liminali sa che a me piace molto parlare dell'oggetto libro. Questo è un libro intanto fatto da questa casa editrice che è Fior di Risorse, che è un'associazione, estremamente curato. Ci sono, diciamo, delle interviste per ogni capitolo che seguono, diciamo, la logica del capitolo, e anche dei recap disegnati, diciamo, che possono sintetizzare, perché usare linguaggi diversi sicuramente ci permette di fissare le idee che racconta Alice in un percorso che è molto operativo, però, cioè che è anche di coaching, che è anche da formatrice in qualche modo. Quindi ti vorrei chiedere, Alice, in particolare nel libro tu dici che la dimensione della narrazione e quella del gioco sono fondamentali per insegnare, diciamo, la misura giusta di che cosa sia il potere. Quindi ci racconti un po', allora, qual è il modello di potere verso cui ci dovremmo cominciare a muovere? Come facciamo a far sì che il potere sia veramente percepito come un oggetto condiviso, no? E un oggetto da subire o da esercitare direttamente? Come ci si può esercitare, come possiamo abitare o indossare nella maniera corretta? Esatto, come ho detto ora riferito all'azienda, bisogna allenarsi, perché il cervello è un muscolo e, come tutti i muscoli, se vogliamo che si modifichi, bisogna allenarlo costantemente. Ecco, dobbiamo fare questo sforzo di fissarci degli allenamenti settimanali, se non vogliamo farla troppo difficile, anche quotidiani in realtà. Per esempio, un esercizio facilissimo, lo dico perché di nuovo riguarda temi anche di genere, è sforzarsi di cambiare il linguaggio. E quindi, non so, provare a non mettere l'articolo davanti ai cognomi di donne. Questo è un esercizio che potete sicuramente fare ogni giorno, perché vi capiterà ogni giorno di dire Meloni, che ci capita, sforzarvi di non dire la Meloni, la Ferragni. Fate questo esercizio, questo è un allenamento facile, che però fatto tutti i giorni già ci porta verso dove vogliamo andare. Dove vogliamo andare? Vogliamo andare verso l'uscire dallo schema, che è una cosa difficile, perché il nostro cervello la ragiona per schemi, quindi poverino, dobbiamo ingannarlo. Ma se ci alleniamo a uscire dagli schemi, perciò qualcosa che fino a ieri credevamo fosse così e basta, e lo proviamo a cambiare, questa cosa qui diventa fondamentale per costruire anche una nuova concezione di potere. Il gioco, quindi. Il gioco è un'attività che noi usiamo spesso in azienda e che però si può anche usare nella vita privata, per esempio nella coppia. Una cosa che è servita molto a me e al cui presente marito è il ballo. E in particolare noi abbiamo fatto le lezioni di questo ballo che viene dallo swing, dalla musica swing, e si chiama Balboa. È un ballo in cui la figura del leader, come viene definita da manuale di ballo, e quella del follower, di nuovo come la dicono nel ballo, sono in realtà devono essere interscambiabili, perché se no la figura nel suo complesso non funziona. Ma altre cose che si possono fare attraverso il gioco nell'azienda è molto difficile, anche se noi lo facciamo, e nel privato è più facile, l'ironia, lo scherzo. E allora, a questo proposito, posso? Sì, sì, certo. Siccome hai introdotto il fatto che in questo libro poi in ogni capitolo io intervisto qualcuno, c'è un capitolo che parla proprio della importanza del gioco per uscire dagli schemi, dove io ho intervisto un comico che ha lavorato tanto in Zelig, si chiama Diego Parassole, e adesso fa anche, direi prevalentemente, il formatore. Usa quello che ha imparato sui palchi
per allenare le persone a vivere diversamente anche il loro potere, perché spesso lavora con i manager. E allora lui nella sua intervista dice: io diffido molto da chi non ha senso dell'humor. Attraverso l'umorismo possiamo differenziare i nostri punti di osservazione della realtà. Chi gestisce il potere in modo autoritario vede il mondo da un unico punto di vista, il suo, e ha bisogno di non avere obiezioni. L'umorismo, al contrario, è una continua obiezione. Quindi anche questo, allenarsi a prendersi in giro, soprattutto prendere in giro noi stessi, e poi anche a stare nel gioco dello scherzo con altri. Per continuare, vi chiederei se ci sono delle domande dal pubblico, perché ci piace magari anche questa cosa, quindi se c'è già qualcuno che ha qualche domanda, alzate la mano. Laura? No, vado subito. Sì, sì. Ma allora, ne avevo varie prima, però adesso sono rimaste, quindi magari sono rimasta molto colpita da questo esercizio dell'articolo che stavo dicendo. Sì. Perché fino ad oggi io ho sempre pensato proprio anche nella attenzione, nella rivendicazione del linguaggio di genere, che proprio l'articolo in molte circostanze serva per lavorare sulla valorizzazione della differenza di genere, con chi si è subito, no? Cioè la differenza che fa differenza, come dire, il fondamento delle formazioni. No, cioè, volevo insomma capire, no, in che senso lo intendi, perché appunto per me dire la Gemini è un modo per dire sono io, sì. C'è anche una scelta di campo nell'identità di genere, che mi va bene anche nelle versioni ambigue, ovviamente, cioè ambigue nel senso non binarie. Allora, Laura è riuscita esattamente a fare quello che volevamo, cioè è uscita dallo schema, e adesso mi pone la domanda, perché se non fosse uscita dallo schema non mi avrebbe neanche posto la domanda. E ti rispondo in base a quello che anch'io ho imparato. Io, esattamente come te, 3 anni fa, quando è uscito un altro libro che ho scritto, che parla proprio di cambiamento, di gioco, e che si ispira al mondo dei bambini per traslare il gioco nel mondo degli adulti, perché il gioco è un'attività autotelica, che vuol dire che noi la facciamo per noi stessi, non per altri, quindi non per l'aspettativa altrui. Quindi scusate, io quando ho scritto quel libro ho avuto una bravissima editor, anche in questo libro ne ho avute addirittura 3 di editor bravissime, Giulia Angeletti, Stefania Zolotti, Claudia Campisi, ma nel primo libro Maria Vittoria Salucci mi fece notare che io mettevo l'articolo là sempre davanti ai cognomi delle donne, ma non lo mettevo, e qua c'è l'indizio, non lo mettevo davanti ai cognomi degli uomini. E io lì le ho risposto: ma certo, è per fare notare che è una donna. E poi mentre lo dicevo, però già cominciavo a capire qualcosa, e poi lei mi ha detto: beh, ma perché hai bisogno di far capire che quella è una donna? E questo è un tema. Poi ce n'è un altro che affronta anche Vera Gheno, che ha fatto insieme a Osvaldo Danzi la prefazione di questo libro. Lei è una bravissima sociolinguista, e Vera parla del problema delle etichette addossate alle minoranze. Fateci caso, pensate a un'etichetta a caso, senza dirla, ma nella vostra testa, legata a delle minoranze. Il più delle volte quel nome non lo hanno deciso loro, le minoranze, ma lo ha deciso una maggioranza per loro. È la stessa cosa che è successa con l'articolo là. Sono stati gli uomini i primi a usare il là per dire la Murgia, la Meloni, la Ferragni. Ed è questo un po' il problema, cioè finché il soggetto si può autodeterminare, allora va anche bene che qualcun altro gli dia delle etichette, però io devo avere la possibilità di autodeterminarmi. Questo le donne per troppo tempo non lo hanno avuto, questa possibilità. E quindi è questo il motivo per cui auspico questo tipo di allenamento. Altre domande? Pamela? Quando parliamo di quando sono le donne stesse a parlare di potere, parlano del
potere maschile, quindi noi ancora oggi rischiamo di un esercizio del potere che è impostato su un modello maschile. Mm-hmm. Io ti chiedo, cos'è invece, com'è l'esercizio del potere femminile? Allora, ti rispondo, Pamela mi ha chiesto, per gli amici della diretta Instagram, spesso parliamo di potere maschile, com'è invece il potere femminile. Allora, io ti rispondo e poi ti dico che a me piacerebbe veramente riuscire a uscire da questo, anche da questo schema, quindi non parlare più di maschile e femminile, perché sennò continuiamo anche noi a cadere in questa trappola. Però, visto che ci sono diversi studi che io cito anche nel libro, una tra tutte, Salomè, che è stata una bravissima psicologa, si dice amante di Freud, ha realizzato una serie di indagini circa come si sviluppa mentalmente l'essere umano femminile diversamente da quello maschile. Ovviamente questo sviluppo ha anche a che fare con la concezione di potere, no? Di quello che possiamo o non possiamo fare. Lei il femminile lo definisce sferico, per un tema proprio genetico, ma già qui secondo me c'era un condizionamento sociale che semplicemente lei non riusciva a cogliere, perché erano gli anni 30. Quindi, in quanto, allora, dico proprio banale, avendo l'utero, pure se non lo usi, questa cosa ti condiziona, perché hai la convinzione che devi svilupparti in modo sferico, appunto, cioè generando qualcosa intorno a te, che è la prole, ma è anche la cura della famiglia, le due cose ovviamente sono connesse, il far sì che l'ambito familiare vada tutto bene, no? Quindi vedi com'è un qualcosa di molto, cioè pensalo proprio come sferico. L'uomo invece, da quando nasce, questo è sempre quello che dice lei, attenzione, con tutti i se e i ma del caso, da quando nasce gli viene attribuito da fuori un potere e gli viene dato tendenzialmente un compito preciso, vai e colpisci. Di solito quel compito è il lavoro, quindi è tutto molto lineare, verticale, mentre il potere femminile è un potere sferico. Questo è quello che dice lei. Io credo che ancora oggi ci sia un ancoraggio a queste cose che lei dice, perché purtroppo ancora oggi, per il fatto di avere un utero, a prescindere da se lo usiamo o meno, siamo spinte dalla società a agire in modo sferico, che poi diventa quello stereotipo fastidiosissimo che ogni volta che lo sento, non so tu, ma io ho i brividi del ma tu sei donna e quindi sei più accogliente, sei più flessibile, che di fatto però ci fa rimanere in quel binomio lì. Non so se ho risposto. Ma io aggiungo una cosa che ho vissuto anche ovviamente personalmente, però penso che ci sia anche una pace sociale da fare tra le generazioni, cioè secondo me, nel senso che cioè, anche sia nell'esercizio del potere, ma anche nella, diciamo, nell'autodeterminazione del genere, no? Con il potere, cioè, c'è un tema che è nelle generazioni, cioè le generazioni che descrivevi prima degli anni 30 sono generazioni che hanno un giudizio diverso rispetto alle generazioni di oggi, proprio sull'esercizio del potere e anche sul genere rispetto al tema del potere, e con giudizi estremamente diversi, ma perché sono diverse le consapevolezze di queste generazioni, e questa pace tra le generazioni, che se dal mio punto di vista non c'è, non crea una solidarietà anche nel genere femminile, perché si rischia sempre di addossare una, non, cioè se vogliamo,
come si può dire, cioè non una generosità rispetto a chi ha vinto e costruito delle battaglie, no? Storiche, perché oggi dobbiamo, è come se non potessimo mai fermarci rispetto a quelle battaglie, perché le giovani generazioni oggi nel genere femminile hanno bisogno di altre battaglie vinte, e questa cosa è una, un susseguirsi, però, no? Percorso. Cioè, di percorso, e credo che sia assolutamente necessario, perché da questo punto di vista addossare oggi a una donna il suo potere legato ad essere madre, moglie, e posso, non vado avanti perché sennò cito un discorso della premier, e da questo punto di vista rischia di essere un potere non per conoscenza ma per ruolo, mm-hmm. che è lo stesso che ha avuto l'uomo. Certo. E quindi effettivamente, cioè, ci sono anche qui proprio nell'iconografia classica l'attribuzione del potere per ruolo femminile, perché madre, perché moglie, perché... Ma pensa che Salomè, che fa anche ridere, nel senso che tu la leggi e ridi perché capisci che lei pure voleva essere ironica, dice: l'uomo, non avendo l'utero e non potendo generare, gliel'hanno dovuto dare da fuori il potere, quasi proprio a come il premio di consolazione, come, capito? Sì, compensazione. Che se ci pensi è una prospettiva che quando io l'ho letta non ci avevo mai pensato. Ah, poverino, tu non puoi generare, quindi ti do il potere. È chiaro che è un qualcosa che va conosciuto, che, come dici tu, io non credo che vada demonizzato, nel senso che anche le differenze, certo, vanno studiate semplicemente. Nel libro parlo anche di un caso di una ingegnere di Google, dove io ho lavorato, che è stato licenziato per aver scritto un documento dove lui si è permesso di fare delle proposte per migliorare la vita delle donne in Google. E la prima cosa che gli hanno detto ovviamente è: sei un uomo, devi stare zitto, uno. Due, ti stai basando su delle semplificazioni. Sì, è vero, però mettere questi veti, licenziare, che poi attenzione perché arrivavamo alla censura in un attimo, silenziare, non ci dà l'occasione di riflettere su quelle cose, no? Infatti molti studiosi, poi rileggendo il discorso che ha fatto sto ragazzo, che tra l'altro ha la sindrome di autismo, l'ha anche ammesso e ha detto, e quindi che ha detto, è stato che forse era un po' diretto nel dire le cose, perché è sì, anche autistico, quindi esatto, però hanno detto questi, no? Psicologi, ricercatori hanno detto: tutto sommato sto ragazzo ha detto delle cose molto più valide della maggior parte degli scritti degli ultimi anni in merito, e non abbiamo avuto occasione di parlarne se non tramite questo libro. E la cosa che emerge anche dalla discussione di oggi, grazie, dice, appunto, al lavoro di Alice Siracusano e anche alle cose che ha detto Alice Parma, è che comunque nella questione del potere, tra tutte le tematiche, quella del genere è l'elemento più dirompente che possiamo utilizzare oggi per capire come cambiare la logica in generale del potere. Perché le altre sono, appunto, pensavo all'idea della cura, lo scrive Alice, cioè, non so, accettare la diversità, quindi non di genere, no? La diversità, quindi le persone con disabilità, eccetera, in fondo, come dire, è una lotta accettata da tutti, qualsiasi tipo di potere lo accetta, a che fare con quell'idea di cura, no? Sì. Che dicevamo prima. Quindi le battaglie radicali si sono solo laddove sposti l'idea di potere non su maschile e femminile, ma su una questione che metta, diciamo, lo schema presente di fronte a qualcosa che deve essere rotto. Perché l'accettazione delle diversità, anche nel, diciamo, nel lavoro democratico, non è un caso, no? Anche i governi di centrodestra hanno sempre lavorato sulle disabilità, no? Come un cavallo di battaglia, perché è qualcosa di assolutamente compatibile con il modello tradizionale di potere.
La dimensione di genere invece è più dirompente. Quindi da questo punto di vista il libro di Alice, secondo me, è perfettamente integrato, diciamo, anche ai discorsi che facciamo. Oggi è il 9 marzo, ieri era l'8 marzo, giravano ancora dei post che dicevano non chiamate la festa delle donne, non è una questione di festa. Cioè il livello di educazione e autoeducazione che dobbiamo assumere anche come maschi, diciamo, o in generale come società, è lunga, no? Perché siamo... Non so neanche perché, cioè l'unica cosa, sentivo Francesco Costa ieri che tiene questa rubrica del post con un podcast che si chiama Morning, diceva l'unica cosa che si può fare in quel giorno è protestare, disturbare. Non rendiamolo una dimensione in cui le aziende producono i buoni sconto per le donne per l'8 marzo, facciamo delle iniziative in cui se vai a bere paghi la metà perché sei donna, perché quello è l'ulteriore elemento di discriminazione che portiamo. Quindi l'unica cosa che possiamo fare, uomini e donne assieme, è rompere le scatoline, siamo in diretta Instagram, quel giorno lì scioperare. Cioè abbiamo bisogno di momenti di conflitto, cioè di ribadire, esatto, il conflitto. Il conflitto, così chiudiamo con la cosa conflitto più importante. Mi chiedevi quali strumenti abbiamo a disposizione per allenare l'esercizio di uscire dagli schemi, costruire un nuovo potere. C'è quello del conflitto anche, che è molto semplice. Diamo fastidio, dobbiamo dare fastidio, chiaramente non in modo sistematico, ma con un obiettivo. Ecco, e questa è un'altra cosa che tendiamo spesso a non fare. Io cercavo di non farlo con mio marito, però poi questo ha creato dei danni. Cioè il fatto di, sì, ok, quello che mi hai detto mi dà fastidio, però tutto sommato voglio andare a letto serena, non voglio parlarne tardi, sono stanca. Però questa cosa sul lungo andare a un certo punto ti fa perdere l'altro, ti perdi pure tu ovviamente. E invece esercitare un conflitto sano, che vuol dire non sono d'accordo, e poi rimanere lì. Ecco, la chiave però sta nel rimanere lì, non sono d'accordo e poi me ne vado. Quindi tipo lo scrivo da un post su Facebook, commento il post di un altro, poi spengo il PC, me ne vado, arrivederci. Oppure sì, magari faccio finta di leggere quello che mi hanno scritto dopo, ma... No, io dico non sono d'accordo e rimango con Alice e le spiego perché non sono d'accordo. E così si crea un dialogo, una relazione. Però so che non è facile, figurati, io ho un'azienda e faccio questa cosa, do fastidio, perciò figurati quanto per me è difficile poi stare in una dimensione dove comunque devo arrivare poi a una integrazione delle prospettive di entrambi, perché se no non posso lavorare, no? Sia con i clienti sia con i fornitori. Però nonostante questo, quindi dico, la trappola è c'è voglia comunque di arrivare al consenso, come dicevi tu, ma invece bisogna allenarsi tutti i giorni per riuscire a mantenere questo livello di conflitto, che è una di quelle parole che è stata demonizzata. Beh, conta che oggi noi viviamo i conflitti mondiali perché le persone non riescono a fare quello che hai detto tu oggi. Cioè, nel senso, è frutto anche di una, cioè, di un'idea comunque individualista del soggetto, nel senso che in una società sempre più individualista il tema del conflitto diventa di difficile risoluzione, perché non esiste neanche il conflitto, cioè si ha paura di creare conflitto. No? E in questo c'è tutta la difficoltà nella risoluzione. Io le esperienze più belle che ho vissuto le ho passate dal conflitto, perché chiaramente la risoluzione non da sola ma insieme costruisce un progetto migliore. Però devi uscire dall'idea tua ed entrare nell'idea che la tua idea possa essere un pezzo anche delle altre. E su questo, cioè, si basa ovviamente il modello di oggi, però mi rendo conto che pensare ad una risoluzione di un conflitto in un sistema in cui si siede al tavolo già pensa che 30% donne hanno un potere, no? Non pari al mio, gli anziani, cioè categorizziamo tutto e non vediamo invece che l'individuale è
un'esperienza positiva se messa dentro a un cerchio. Ma infatti, no? Cioè, se dovessi poi riassumere, anche partendo dalla domanda iniziale che mi hai fatto, cos'è per te il potere, se noi dovessimo avere come indicatore un indicatore positivo del stiamo agendo un potere sano, secondo me la domanda da farci è: col nostro, stiamo usando il nostro potere per consentire agli altri di metterci in discussione? Se la risposta è sì, vuol dire che stiamo abitando un potere sano. Perché? Perché noi ci conosciamo attraverso gli altri. Io ti ho detto, per me avere potere vuol dire essere me stessa, ma io mi conosco attraverso le relazioni che ho con le altre persone, e se non gli consento di mettermi in discussione, vedrò solo sempre una faccia di me stessa. Quindi è importante allenarsi al conflitto. E chiuderei con una provocazione, quindi ti faccio una richiesta. Allenarsi al conflitto vuol dire avere delle palestre anche per allenarsi a queste discussioni conflittuali. I social media sono una potenziale palestra che potrebbe essere utilizzata, che magari utilizziamo in un'altra maniera. Allora ti chiederei di chiudere, mi piace in questi giorni in particolare ricordarla con una cosa che lei cita nel libro di Michela Murgia, che ci spiega come è possibile o come potrebbe essere possibile allenarsi. Posso fare questa richiesta di lettura? Così chiudiamo con Alice e Michela insieme. Poi mi emoziono, però se dici. Vabbè. Ha scritto Michela Murgia in Futuro Interiore: la rete può essere un formidabile strumento di espressione del dissenso per i singoli cittadini, ma solo nella misura in cui l'idea di organizzazione del potere che si vuole mettere in atto con il suo uso è diversa da quella del potere a cui ci si vorrebbe opporre. Un potere relazionale, dove le persone sono il fine dell'azione e mai il suo strumento. Alice Stellacusano, Il senso del potere, lì abbiamo appunto il libro per chi vuole, e sono sicuro che Alice è qua disponibile per una dedica. Grazie. Ricordami il tuo nome. Pier. Mia moglie Monica. Per tutte e due, sì, quindi.